Una sera d'autunno, nel mondo di Halloween, l'aria era freddina. Sotto la luna, uno scheletro sedeva, là, sulla collina. Alto e magro, con al collo un pipistrello. Si chiamava Jack Skeleton e non era molto bello. Nel mondo di Halloween, Jack si annoiava, poiché ahimè, nulla cambiava. Sono stufo di spaventare, di spargere terrore, di riempire la notte di paura e di orrore. Non voglio più tormentare i bambini e le danze degli scheletri mi fanno male ai piedini. Odio i cimiteri, voglio qualcosa di più che passare la vita a gridare bu. Poi, da una tomba, con moto oscillante, salì una nebbia spettrale e uggiolante. Era un cane spettro, con un lieve latrato e un naso a lanterna assai illuminato. Era Zero, il suo cane ed amico migliore, ma Jack lo ignorò, arrecandogli dolore. Tutta la notte e anche di giorno, Jack girò e vagò tutto intorno. Era proprio depresso. Poi, nella foresta, tra un pino e un cipresso, vide una cosa assai meravigliosa. Poco distante da dove si fermò, tre porte nei tronchi intagliate incontrò. Con fare ammirato, lui le guardava, ma una porta speciale lo attirava. Incantato e stupito, e anche un po' intimidito, lesto l'aprì e da un ventaccio fu rapito. Jack atterrò dopo una caduta brutale proprio nel mezzo della città di Natale. Fra tutte quelle luci non era più desolato. Ecco la sensazione che aveva sempre cercato. E per non passare da bugiardo perfetto, portò via le calze appese al caminetto, prese dolci e giochi, da ripiani e armadietti, e una foto di Babbo Natale coi folletti. Prese luci, addobbi, persino una stella, e la C di città che era assai bella. Prese ogni cosa lucente o dorata, e anche di neve, una grossa manciata. Afferrò tutto questo ricco bottin e lo portò con sé, là, ad Halloween. Accorsero tutti i suoi conoscenti a guardare quei doni così sorprendenti. A questa visione non erano preparati. Alcuni erano stupiti, altri spaventati. Nei giorni seguenti, fra tuoni e saette, Jack a meditare se ne stette. Perché tocca a loro sparger gioie ed amore e a noi, invece, panico e terrore? Potrei farlo io, Babbo Natale. Che lo faccia sempre lui, proprio non vale. Dall'ingiustizia offeso, Jack pensò e pensò, poi ebbe un'idea. Sì, perché no? Babbo Natale costruiva balocchi quando udì dei timidi tocchi. Aprì la porta e rimase sbigottito da un gruppo di mostri stranamente vestito. Brutti, storti e assai piccoletti, gridarono forte: "Dolcetti o scherzetti?" Misero Babbo in un sacco frettolosamente e lo portarono ad Halloween da Jack, la mente. Ad Halloween tutti accorsero a guardare. Non avevano mai visto un Babbo Natale.
E mentre osservavano questo strano vecchietto, Jack gli rivelò il suo piano perfetto. Caro babbino, è una vera ingiustizia che tocchi sempre a te la festa natalizia. Quest'anno sarò io a donare e rallegrare. Scambiamoci di posto. Lo farò io, Babbo Natale. Ad augurare buone feste non sarai tu, ma uscirai dalla mia tomba, spaventerai e griderai bu. Ti prego, del mio piano, non pensare male. Vedrai, sarò un ottimo Babbo Natale. Jack e i suoi soci volevano fare una bella cosa, ma la loro idea del Natale era un po' spaventosa. Alla vigilia erano tutti pronti alla partenza. Jack attaccò la bara alle renne con prudenza, ma ad un tratto, proprio sul punto di partire, una nebbia autunnale prese a salire. Jack disse: "Ah, la nebbia è troppo densa per volare, e così non potrò più essere Babbo Natale." Poi nella nebbia si intravide un lumino. Cosa sarà? Era Zero, il cagnolino. Jack disse: "Zero, con quel tuo naso lucente, guida la mia slitta, su, immediatamente." Zero era felice di poter aiutare. E il convoglio subito si mise a trainare, solcando il cielo sulla slitta spettrale. Jack esultò: "A tutti quanti, buon Natale!" Era la notte della vigilia ed erano tutti eccitati. Nessuno dormiva, anche i topi erano agitati. Tante calzette erano appese al camino, ma vedrai che spavento poi al mattino. I bimbi al calduccio nei loro lettini avrebbero sognato teschi, mostri e scheletrini. Sulla coltre di neve caduta, ormai già, una luna tetra illuminava la città. Babbo Natale rideva, con voce rauca e grossa, e le campanelle suonavano con uno scricchiolio d'ossa. E cosa apparve ai loro occhi stupiti? Una bara trainata da animali scheletriti e alla guida uno scheletro così brutto e spettrale che non poteva essere Babbo Natale. Di casa in casa, con gioia e festosità, Jack consegnò doni in gran quantità. Di tetto in tetto saltava leggero, lasciando regali degno di un cimitero, ignorando che il mondo fosse in preda al terrore. Jack lavorava con passione ed ardore. La casa di Susie e Dave visitò e dei pupazzi agghiaccianti regalò. Dalla piccola Jane scatenò un pandemonio. Le diede una bambola posseduta dal demonio, un trenino mostruoso con rotaie fluttuanti, un fantoccio con un'ascia e cose orripilanti, una feroce carnivora corona di fiori e un orsetto vampiro coi denti all'infuori. Jack non sentiva le grida e il supplizio. Era così preso dallo spirito natalizio. Infine, dalla slitta, Jack guardò in basso e vide l'agitazione, le luci ed il chiasso. "Oh, celebrano! Ognuno di loro è soddisfatto! Mi ringraziano per quello che ho fatto!" Ma non erano petardi per festeggiare, bensì proiettili per ammazzare. In mezzo al fuoco dell'artiglieria, Jack ordinò a Zero di portarlo via. Sempre più in alto la slitta andò, finché un proiettile non la centrò. Mentre in un cimitero stavano per atterrare, si sentì dire: "Buonanotte e buon Natale!"
Jack a una croce di pietra si appoggiò e alla sua grande perdita ripensò. Volevo essere Babbo Natale, davvero! Disse Jack con animo sincero. Infine il cielo si mise a guardare. Accasciato su una tomba, prese a singhiozzare. Zero e Jack si stavano a disperare quando udirono una voce familiare. Mio caro Jack, disse Babbo Natale, so che non volevi fare del male. Ora sei triste, demoralizzato, ma sostituirmi è stato davvero sbagliato. Halloween è il posto che ti è stato assegnato. Jack, vorrei restare con te a parlare, ma è quasi Natale e devo scappare. Poi montò sulla slitta e l'occhio strizzò e dicendo Buon Natale! Li salutò. Jack era triste, ma poi, come in un sogno, Babbo portò il Natale ad Halloween, il suo regno.